sulla croce. Niente, io come al solito dico sempre, sono molto felice stamattina. Oddio, devo dire, mentre arrivavo qua no, perché io abito in tutt'altra parte di Roma e stava una bella traversata, però arrivato qua adesso sono abbastanza contento e felice, soprattutto perché, lo sottolineo, noi siamo un gruppo fantastico, lo siamo noi quattro, lo siamo noi, tutta la comunità, la community romana che sta portando avanti i lavori in questi mesi, perché sicuramente non è facile, gli argomenti sono tanti, la città è vasta, i problemi sono molteplici, però io devo dire che, ecco, mettere in piedi eventi come questo, ringraziando ancora una volta chi li ha organizzati, vuol dire che c'è una certa voglia di fare qualcosa. Poi ovviamente quando si fa inevitabilmente si sbaglia, la prossima volta magari si può migliorare, ma inevitabilmente quando si creano queste occasioni di incontro ce n'è sempre da guadagnare per tutti. E per quanto riguarda la nostra attività di portavoce, parto da un episodio, uno dei tanti che sono accaduti in questi mesi, e che poi, come diceva Daniele, il problema è che questi mesi sono corsi talmente veloci che è veramente difficile ricostruire un po' tutto. Io infatti spero in questa breve pausa natalizia di mettermi un attimino seduto e rianalizzare con calma, quasi da distaccare dall'esterno, quanto è accaduto. Perché poi quando sei dentro, insegui un po' gli eventi, le commissioni, gli incontri e quant'altro, non ti rendi conto. E allora io adesso che, una volta approvato il bilancio, ho aspettato perché non si sapeva qui se crollava il comune oppure se si andava avanti, ho cominciato a sistemare la mia stanza, il mio ufficio, che ricordo a tutti è in Via delle Vergini, non il mio, il nostro, quello del gruppo Capitolino. Quindi anzi, veniteci a trovare, vicino alla metro, si scende a Barberini, siamo al quarto piano, qualsiasi cosa siamo lì. E sistemando la mia parete ho attaccato un foglio in cui c'era scritto, rimandava a un gruppo Facebook, ATAC, in cui gli appartenenti a questo gruppo, principalmente autisti e quant'altro, avevano scritto: le commissioni mobilità sono pubbliche, i consiglieri del Movimento 5 Stelle ci invitano a partecipare. Io perché l'ho attaccata là? Perché già questa è una nostra vittoria, già questa è un aver scardinato il sistema, perché il sistema fino a 6 mesi fa si basava sulla segretezza, sul stare nascosti dentro le stanze, sul tanto non ci vede nessuno e possiamo fare quello che ci pare. Questo successe quando 2 o 3 settimane fa il tema ATAC era un po', lo è ancora ovviamente, ma all'epoca lo era ancora di più, su tutti i giornali per via di varie proteste e quant'altro. E quindi c'era questa commissione mobilità in cui si parlava di ATAC, e io tutti i contatti tramite Facebook, tramite mail, che mi venivano, le richieste di contatto che mi arrivavano, gli dicevo: ragazzi, le commissioni sono pubbliche, venite a vedere voi stessi con i vostri occhi quello che succede e quello che fanno coloro che vi dovrebbero rappresentare, perché poi nel caso specifico in quella commissione c'è l'audizione dei sindacati, poi dei sindacati della Triplice, in sostanza. Quindi gli ho detto: venite voi. E allora quella mattina ero immenso ad andare avanti, perché quando tu riesci a portare dentro le persone, a scardinare un sistema che era e è purtroppo ancora oggi incentrato sulla conoscenza per pochi, che poi è un po' il problema fondamentale della nostra società, cioè quanto più l'informazione è tenuta nascosta o quanto più faccio disinformazione e più posso manipolare le persone. Il fatto che noi rompiamo questa barriera e mettiamo in contatto diretto i cittadini, i lavoratori, i portatori di interessi, diciamo così, con chi li rappresenta e col mondo che dovrebbe aggiustare, diciamo così, le cose, noi già abbiamo vinto, abbiamo raggiunto un primo importante scopo, se non fondamentale. Questo poi per quanto riguarda, diciamo così, la partecipazione, chiamiamola esterna, c'è poi un aspetto molto importante di partecipazione, diciamo così, interna, che sono i lavori che portiamo avanti quasi quotidianamente con i tavoli di lavoro, con i portavoce municipali, con i simpatizzanti, con gli attivisti, che alimentano un flusso di proposte, di informazioni, che poi noi riusciamo, grazie all'orizzontalità del Movimento 5 Stelle, che è un altro aspetto che mi sento di dire solo noi abbiamo, quando noi con i nostri colleghi, diciamo così, consiglieri comunali, magari parliamo del rapporto che abbiamo con altri deputati o altri senatori o anche stesso con i nostri portavoce municipali, lì vediamo proprio come il Movimento 5 Stelle, quando Grillo dice noi non abbiamo nulla a che spartirci con gli altri partiti, perché siamo proprio un modo diverso di ragionare, è vero, lo vedi quando affrontiamo i problemi. PD e PDL sono uguali dal mio punto di vista, perché fanno parte di uno stesso identico sistema e lavorano per mantenerlo. Poi ci può essere il personaggio più o meno onesto che magari lo trovi più da una parte che dall'altra, ma loro comunque
lavorano per un tipo di sistema che a noi non sta più bene, che è quello della delega, dell'arrivare a un qualcosa solamente per conoscenza diretta. Noi ci siamo scontrati anche in questo periodo di bilancio perché c'era questa famosa questione che fino anche sui giornali della manovra d'aula. Qui Sergio Rizzo ha fatto quell'articolo in cui dice 50.000 euro al consigliere comunale. Devo dire una cosa che un po' ci ha rattristato, che a noi ci arrivavano mail dicendo ma questi 50.000 euro spiegateci, noi non è proprio, torniamo al discorso che parliamo un altro linguaggio, cioè per noi sarebbe proprio improponibile una cosa del genere. E quindi noi parlando con gli altri vari capigruppo e quant'altro diciamo, secondo noi questo metodo è un po' sbagliato perché non esiste che i problemi vengono risolti in maniera clientelare perché il singolo consigliere dirotta quei 50, 100, 200 mila euro sui problemi, perché in questo modo non si fa che alimentare il voto di scambio, la preferenza e quant'altro, e mi avvio a chiudere, ci provo. I problemi vanno risolti con la partecipazione di tutti i cittadini, perché se io nella strada dove abito non ho il consigliere comunale al quale affidarmi per dirgli fai riparare la strada, che vuol dire che la mia strada non sarà mai riparata.